Che si è aggiudicato il primo gradino del podio dell'ottava edizione del Rally del Matese durante lo scorso fine settimana. Secondo piazzamento per Rizzello Sorano, affiatata squadra di Lecce. Terzo gradino per i laziali Tribuzio Cipriani, entrambi del Frusinate, di Pontecorvo il primo e di Ceccano il secondo. Grande spettacolo hanno dato piloti e navigatori, soprattutto della categoria R5, caratterizzata dalle auto più performanti della competizione. Le categorie di auto presenti in competizione sono state 23 e gli equipaggi iscritti 52, prima volta che si è registrato un numero così cospicuo. Un successo per questa edizione, una edizione particolare perché è stata la prima a seguire regole diverse causa Covid e perché è capitata nel pieno della finale di campionato europeo. Il sabato è stato tutto dedicato alla messa a punto dei bolidi, dove si è cercata e trovata la sintonia tra pilota, navigatore, auto e percorso. Domenica invece si è disputata la gara vera e propria, un percorso totale di 120 km suddiviso in 6 prove speciali che si sono disputate tra San Potito, San Mitico e Gioia San Mitica. Main sponsor dell'evento è stata l'azienda formiana TLC Telecomunicazioni, che ha insignito tutti i piloti di una medaglia. Ai secondi classificati è andato il trofeo TLC Telecomunicazioni. Come puoi vedere, però, assolutamente